importante. Associamola alla vita, non solo perché con la donazione degli organi si restituisce la vita, ma anche perché noi ci potremmo trovare in altra condizione. Non pensiamo necessariamente, oddio, muoio, quindi devo decidere se voglio dare i miei organi. Sì, intanto cominciamo a parlarne. Anche se siamo molto giovani, sono molto contenta che ci sia qui una platea anche molto molto giovane, perché ne cominciamo a parlare, ma perché noi ci possiamo trovare non solo nella condizione appunto di dover donare un giorno, ma anche di, come familiare, di dover decidere per qualcuno se donare, se non donare, perché come poi ci spiegherà il dottor Di Mauro, è morto comunque in una certa condizione, perché non tutti morti possono donare, sia chiaro, oppure anche di aver bisogno di un trapianto. Quindi è bene che se ne parli, perché la situazione in cui ci possiamo ritrovare sono diverse, ed è bene appunto che magari uscirete, quando uscirete da qui, per favore parlatene in famiglia, parlatene con gli amici, parlatene con i conoscenti e fate sapere la vostra opinione, nel bene e nel male, anche se negativa. Fate in modo di non mettere un domani nella condizione, cioè chi deve decidere per voi, in una condizione di dire: ma io non lo so che cosa pensava sul trapianto di organi. Io l'ho detto a tutti, io non ho nemmeno il tesserino, ho un fratello che fa i trapianti al Cardarelli, insomma in famiglia lo sanno tutti che io voglio donare i miei organi, quindi non ho neanche bisogno, voglio dire, di andare all'ASL a fare la dichiarazione spontanea di donazione appunto di organi. Però sono anche in una condizione privilegiata, ecco, perché nella mia famiglia se ne parla da tempo di una cosa del genere, tutti sanno come la penso. E credo che appunto questo il convegno, oggi in particolare la presenza di un medico che ci spiega, affronterà la tematica dal punto di vista scientifico, ci dia anche l'opportunità di toglierci tutti i dubbi che ci possono venire a proposito e quindi andare via sapendone qualcosina di più, perché c'è molta disinformazione, nel senso che si pensano anche delle cose terribili appunto sul commercio di organi e cose del genere, e che in Italia non è assolutamente possibile, oppure c'è scarsa informazione, non si sa come, non si sa quando, non si sa perché affrontare appunto una donazione di organi in vita prima di tutto. Va bene, quindi io vi ringrazio tantissimo, ripeto, ringrazio la scuola che si è prestata con una campagna veramente, diciamo, a 360 gradi, perché abbiamo visto anche i cartelloni per strada, un bel programma appunto che voi avrete visto sulla brochure, o avete la brochure con il programma, oppure avete quella senza il programma, eventualmente appunto, perché la pagina iniziale è la stessa, però poi all'interno o c'è il programma della scuola, oppure ci sono le FAQ, che sono quelle, le domande più frequenti, che sono quelle della brochure invece distribuita dalla Regione Campania. In qualsiasi caso sappiate che la scuola ha organizzato un bel programma, con degli incontri appunto nei due mesi di pranzo, tra marzo e aprile più o meno, e quindi ci aspettiamo una bella partecipazione. Intanto grazie a tutti quanti per essere qui. Prima di passare la domanda al dottor Di Mauro, voi vedete alle mie spalle questo sito. In realtà il progetto nasce anche proprio... si costruisce su questo sito che vedete alle mie spalle, nel senso che si è pensato, se le scuole appunto aderiscono a questo progetto devono avere anche uno strumento al quale poter ricorrere, ma con facilità, perché è uno strumento molto ricco questo sito di informazioni, di dati, di articoli, di video, ve ne faremo vedere degli spezzoni, e è possibile appunto potervi ricorrere. Intanto, diciamo, serve all'utente comune che può andare appunto a guardarselo, a sbirciarlo, eccetera. Qui vedete praticamente la home page e praticamente questa, vedete, è l'icona praticamente il nostro logo per questo progetto. Dopodiché qui sotto ci sono tutte queste altre icone. Ciascuna praticamente ci dà delle informazioni diverse. Il consenso, per esempio, come donare, chi ha donato e chi ha ricevuto. Quindi come donare vi spiega la procedura. Chi ha donato, per dirvi appunto, insomma, ricorderete nomi come Marta Russo, come Annalisa Durante Napoletana, Manuel Addeo, lo conosciamo un po' meno, e Nicolas Green, per dirvi, ci sono le storie appunto di chi ha donato, ma anche chi ha
ha ricevuto a sua volta, quindi sono tutte, diciamo, tutti contenuti, ecco, che si possono andare a guardare. Poi volete sapere cosa ne pensano le varie religioni? Potete cliccare su quest'icona e qui c'è intanto appunto che cosa ne pensa, ne ha pensato il Papa che abbiamo avuto prima, Giovanni Paolo II, con un bellissimo discorso che ha fatto sulla donazione degli organi, ma anche Papa Ratzinger. Qui in particolare è un discorso ripreso prima che diventasse Papa, ma ne ha fatti anche successivamente. E poi le varie religioni, come si relazionano rispetto a questa tematica. Ancora abbiamo tutti i multimedia, quindi ci sono vari video di cui appunto qualcuno ve lo faremo vedere adesso, ce ne sono altri che durano, per esempio c'è una fiction che dura mezz'ora, La morte non esiste, che vi consigliamo appunto di andare a vedere, c'è il fotoromanzo addirittura che è stato ricavato dalla fiction, eccetera, vari materiali. Inoltre appunto la donazione, qui abbiamo altre, un'intervista ad un professore Remuzzi, un sacrificio per salvare altre vite, non so se ricorderete che una volta un elicottero che si è alzato in volo per andare ad effettuare l'espianto, perché qualsiasi trapianto prevede primo momento di espianto, cioè il prelievo degli organi e successivamente di trapianto, purtroppo l'elicottero, vabbè, sono con i medici a bordo, ebbe, insomma, ci fu un incidente.